Un'opera che parla al cuore e alla memoria di un'intera comunità. Sera di Falco ha accolto con emozione l'inaugurazione del murale I Carusi, una rappresentazione artistica che non solo è espressione di riqualificazione urbana, ma scuote le coscienze e ricorda le profonde radici con il passato. Realizzato dall'artista Giulio Rosco e completato il 30 agosto, il murale, donato da Sicilbanca con la sua istituzione culturale Fondazione Sicana, si erge imponente in via Alessandro Manzoni. L'opera, con i suoi dettagli intensi e simbolici, rappresenta uno dei Carusi, i bambini che in un passato di povertà e sfruttamento lavoravano nelle miniere di zolfo. Il giovane, con in mano una citolena e un bastone, è affiancato dal fedele asinello, simbolo di fatica e resilienza. E in alto il falco, simbolo di Sera di Falco, veglia come metafora di visione e speranza per il futuro. Alla cerimonia di inaugurazione che si è svolta il 16 settembre erano presenti numerose autorità e personalità. Ai nostri microfoni Giuseppe Di Forti, presidente di Sicilbanca. Sicilbanca, dobbiamo ricordare, intanto è una banca di credito cooperativo, come tale una banca con l'anima, che ha in questa comunità di Sera di Falco una radice molto profonda, perché in realtà nasce dall'unione di Sera di Falco e Sommatino tanti anni fa, poi si sono aggregate altre banche di credito cooperativo più le aperture e oggi siamo una realtà con 22 agenzie su tutto il territorio siciliano. Quindi siamo molto legati a questa comunità, anche la comunità sente molto la banca, e questa è una comunità storicamente diciamo legata al mondo delle miniere. Dove questi Carusi che noi stasera riportiamo all'attenzione e alla memoria di tutti hanno lavorato, alcuni ahimè hanno pure perso la vita. Quindi ci è sembrato anche doveroso, un po' per riscoprire la memoria di questa comunità e di questo territorio e anche per riportare all'attenzione dei giovani un messaggio ancora oggi attuale, che è anche quello del sacrificio, è quello della storia e quella delle nostre radici. Sicilbanca, e devo aggiungere anche Fondazione Sicana, che è l'ente al quale stabilmente Sicilbanca ha delegato la promozione sul territorio sia culturale che artistica e letteraria. Sì, non è la prima volta, perché noi non più di 6 mesi, 8 mesi fa abbiamo inaugurato a Marianopoli, che è un'altra comunità a noi molto vicina dove siamo presenti, un altro bellissimo murales celebrativo di una storia locale, in quel caso è una scuola di archeologia, è la Dama di Mitistrato, molto bella, che rappresenta proprio un momento e anche un esemplare di diciamo un pezzo archeologico custodito in quel museo, ed è anche un richiamo per i turisti che vengono da fuori. E il messaggio è quello che bisogna rimanere per contribuire alla crescita del nostro territorio, quindi dopo la formazione magari viene anche fatta fuori, per carità, la specializzazione, però non bisogna mai mollare, perché è chiaro che se molliamo noi e se mollano i nostri figli questo territorio non avrà futuro. Sicilbanca e Fondazione Sicana lavora per questo, per dare migliori occasioni di lavoro, per dare una prospettiva e quindi un futuro ai nostri giovani e a questo territorio. Presente anche il sindaco Leonardo Burgio. Questa per noi è l'ennesima opera del nostro artista, lo chiamo nostro perché appunto Sera di Falchese Doc, Giulio Rosco, Giulio Gebbia in arte Rosco. È un artista di fama internazionale, lo sappiamo, ha opere esposte in tutto il mondo, perché di fatto si tratta di opere ed esposte nel luogo proprio per antonomasia, cioè la sua Sera di Falco, ed oggi naturalmente quest'opera acquisisce anche un valore maggiore perché è l'opera del Sera di Falchese su Sera di Falco e sulle radici di Sera di Falco, perché noi non dobbiamo dimenticare che le nostre radici sono radici che si sono inoltrate all'interno di un territorio che aveva alla base la produzione appunto mineraria, e senza questa produzione degli anni 50 oggi Sera di Falco non sarebbe questa Sera di Falco. L'amministrazione che mi onoro di rappresentare, tramite il nostro assessore Rosenzalaco, ha poi esaltato il valore dei minatori e il significato che hanno dato alla nostra terra, intesa come sacrificio appunto anche in termini di vite purtroppo, tramite un museo che abbiamo inaugurato l'anno scorso, un museo permanente che si trova appunto nel palazzo centrale storico, Palazzo Mifsud di Via Duca, che oggi è un vero e proprio, una vera e propria testimonianza di tutto quello che è stato il mondo delle miniere. Quest'opera, come un ponte tra il passato e il futuro, è di forte impatto e rilevanza simbolica. Questo è un progetto che ha ideato inizialmente Giulio Rosco, l'artista, per Sera di Falco, per dare anche un'identità al paese maggiore che già, perché insomma Sera di Falco è un paese delle miniere, perché tutti i nostri nonni hanno lavorato in miniera e quindi da lì nasce l'idea di fare questo muro. Ci tengo a dire che Giulio in questo momento non è presente perché sta lavorando a Milano
Milano per un altro progetto, parte con l'idea di fare questo muro dopo la morte di suo cugino, perché ha avuto un tumore, è morto giovane, e da lì anche tutto quello che nasce attorno a quello che può essere le miniere e il territorio. Da lì naturalmente poi il progetto si è evoluto anche in modo molto positivo per dare questa identità territoriale delle miniere, questo appunto è un Caruso delle miniere, con il suo asinello che sta per andare o tornare dalla miniera. Questo è un progetto che, oltre ad avere il muro come output, c'è anche un progetto video di un mini documentario dove verranno visitati tutti i luoghi delle miniere, da Sincona, da Paforte, territorio di San Cataldo, dove però molti cittadini di Sera di Falco hanno lavorato, anzi la maggior parte, essendo che la miniera è più vicina a Sera di Falco che a San Cataldo, anche se è territorio di San Cataldo. Quindi sarà anche lì un progetto video insieme alla Sicilbanca, che ha avuto la lungimiranza, insomma, di avere queste idee insieme a noi e di finanziare, dato che effettivamente la banca è sempre stata attiva e lo è tuttora nella cultura del territorio, e questa è un'operazione che è esattamente in linea con quello che sono gli obiettivi della banca, e siamo felicissimi di poter collaborare con la stessa. Il murale I Carusi ha già catturato l'attenzione e suscitato un forte interesse, perché è un invito alla riflessione, un'esortazione a non dimenticare il sacrificio di tanti giovani e a promuovere la memoria collettiva tra le nuove generazioni. La Fondazione ha alcune, diciamo, grandi linee fondamentali, di cui uno è la riscoperta, la valorizzazione della bellezza della Sicilia, che conosciamo tutti, ma una cosa è conoscerla, una cosa è valorizzarla, e poi soprattutto di una riscoperta della storia, anche della storia millenaria, che ne fa, diciamo, una terra unica nel mondo. Ecco, questo murale è come un punto d'incontro fra questa consapevolezza della bellezza come strumento di, diciamo, di visione, di futuro, e la memoria che deve invece caratterizzare qualunque azione concreta sul territorio per chi questo territorio vuole sviluppare. La Fondazione ha accompagnato l'arrivo della banca nella città di Palermo, cioè nel capoluogo, che è stato un salto di qualità straordinario, e anche lì abbiamo scelto una cosa che avesse radici e significato, che è stata la ristrutturazione, il recupero dei resti andati bruciati di San Benedetto il Moro, che le persone magari non sanno è uno dei patroni di Palermo, è un punto di riferimento, e che è andato distrutto, e che invece, grazie a una sinergia fra i frati francescani e la fondazione e la banca, è stato recuperato e verrà restituito alla città. Anche lì parliamo di radici, parliamo di un santo africano di colore, analfabeta, che è stato un grande protagonista della cultura, della storia della Sicilia nel 500. Tutto questo sempre però per costruire e dare segnali di valori. In questo caso il valore è il valore della solidarietà, che noi pensiamo sia poi il fondamento dell'azione della stessa banca sui territori, dove appunto, come amiamo dire, siamo un po' diversi, perché non pensiamo agli utili ma pensiamo alle donazioni.